conclude l'estate ed è nuovamente tempo di bilanci per una delle più importanti manifestazioni letterarie del Sud Italia, il Festival Il Libro Possibile. L'evento ha portato ancora una volta nella cornice dei vicoli di Polignano a Mare, in provincia di Bari, alcuni dei più grandi nomi della letteratura italiana. All'edizione di quest'anno hanno partecipato infatti autori del calibro di Don Ciotti, Vittorio Sgarbi, Oscar Farinetti, Marco Travaglio e Mario Giordano, ma anche politici come il pentastellato Luigi Di Maio. Oltre che alle parole, il festival ha voluto focalizzare l'attenzione anche su uno dei doni che contraddistingue la terra che ogni anno lo ospita, l'enogastronomia. Ecco quindi che negli ultimi due giorni l'evento ha cambiato nome ed è diventato Il Vino Possibile, durante il quale a salire sul palco sono stati grandi chef locali e non, ma anche autori che hanno reso il cibo il protagonista delle loro storie, come Gabriella Genisi e il suo thriller Spaghetti all'assassina. Tenere insieme cultura, turismo e capacità produttiva è poi, credo, la via obbligata, questo è il futuro. Tenere insieme la cultura come una cosa che provoca movimento. Con queste premesse non poteva che esserci un'ottima risposta del pubblico. Nei 7 giorni di manifestazione, infatti, erano presenti oltre 100.000 persone, tra appassionati, curiosi e turisti, venuti per visitare il bel paese a ridosso del mare e rimasti affascinati da questa esplosione di cultura.